La città di Scafati in piena emergenza rifiuti. Sono mesi infatti che in città l'ACSE, l'azienda che si occupa della raccolta in città, la effettua a singhiozzo praticamente una volta a settimana e solo il venerdì. Alla base la mancanza di personale, ma soprattutto il mancato conferimento corretto da parte dei cittadini scafatesi, che fa diventare la raccolta differenziata una vera e propria chimera. Più volte la società ha chiesto l'installazione di telecamere in città per multare i cittadini poco inclini a rispettare le regole di un corretto conferimento dei rifiuti, ma dalla sede del Palazzo Comunale non è arrivato nessun segnale in merito. Intanto è montata la protesta dei cittadini scafatesi, ormai stanchi e logori di una situazione che si sta protraendo ormai da troppo tempo, e le bollette per la Tari arrivano puntuali e con grande salasso per le tasche dei cittadini. Loro lo prendono una volta a settimana, non è che non la prendono per niente, se no sarebbe arrivato già al secondo piano. È solo che non sappiamo la situazione, come mai si è creata in questo modo, non lo sappiamo. Devo pagare 600 euro di spazzatura, paghiamo la spazzatura, paghiamo la bonifica, perché bonifica ci abbiamo detto, un fiume che stanno rovinando, il povero fiume, lasciamo perdere. Noi anziché andare avanti siamo finiti peggio del terzo mondo, peggio. Ogni venerdì, solo il venerdì, siamo pieni di immondizie. Ma come si fa ad andare avanti con bambini piccoli e tutto il resto? Sono scostumati! Sono scostumati! Sono 2 anni! La scafata è tutta scosta! Guardate là! E io sto sempre a spazzare e a farlo! Non va bene, non va bene! E intanto a farne le spese anche il fiume Sarno, con buona pace di tutti i cittadini scafatesi.